che potevamo ridarle. Uno scudetto col Verona, uno col Napoli. Ma vede, questo stadio è inimitabile, se lei gira lo sguardo, guardi questa gente meravigliosa al suo posto, è tanto di cappello a questa città. 41 punti e scudetto al 41esimo parallelo, è la prima volta. La festa può cominciare e Napoli canta, a partire dal suo numero uno, Claudio Garella, che in coppia con la moglie Laura ha inciso la canzone che sentite per la prima volta, in esclusiva per Domenica Strini. Ma vediamo come sono andate le cose sul terreno di gioco. Napoli avanti tutta, più con foga che con raziocinio. Fiorentina frizzante e pronta a chiudersi davanti alle punte avversarie. Ma niente possono gli ospiti al 29esimo quando Giordano, ancora ottima la sua partita, riesce a scambiare bene con Carnevale, mettendolo nella condizione ideale per battere l'Andezzo. Finalmente esulta anche Ferlaino, che segue l'incontro dal sottopassaggio. Ma i Viola sono decisi a non partecipare solo come spettatori alla festa azzurra e Diaz al 38esimo viene atterrato al limite dell'area. La punizione ideale per Baggio, che non perdona. E gli ospiti provano a insistere al 42esimo, gran tiro di Antognoni, splendida risposta di Garella, Oriali sciupa da buona posizione. Un minuto dopo è Romano a chiamare Landucci ad un buon intervento. La radio ha già dato notizie dell'autorità interista e si va all'intervallo con animo disteso. Ripresa la partita, comincia ad avere meno storia. Quinto, Maradona Giordano Maradona e Landucci è pronto. Poi l'argentino, controllato bene dall'ottimo Gelsi, si esibisce in un questo do di petto, ma trova Landucci ancora attento. Il resto è solo un'ansiosa attesa del fischio finale, con un orecchio alla radio e gli occhi al campo. 60 anni, un'attesa lunga, lunghissima, ma la festa è arrivata e lo scudetto si è scusato per il ritardo. E dallo studio 1 di Napoli eccoci con alcuni ospiti, il vicepresidente del Calcio Napoli Gianni Punzo, Bruscolotti, Romano, che per la verità non hanno presentazioni, avremmo voluto avere tutta la squadra con noi, non sono potuti venire tutti quanti, ma vorremmo mostrarvi, vedete già Alcamachia alle nostre spalle, la festa intima che hanno fatto tutti i giocatori del Napoli negli spogliatoi, dopo che finalmente sono riusciti a liberarsi dall'abbraccio dei tifosi, eccolo. Eccoci ora di nuovo in studio, Gianni Punzo, dicevamo, vicepresidente del Napoli. Da 4 anni l'escalation verso lo scudetto dopo quasi un rischio di retrocessione. Come è andata rapidamente questo iter vincente del Napoli? È stato studiato, programmato in età con molta attenzione. Infatti la squadra espressa in campo era quello che meglio che potesse. Poi è venuto Maradona anche. Ci pensava Maradona e tutta la squadra, certo. C'era quindi un consiglio di amministrazione molto attento che ha seguito Ferlaino con molta lucidità e con molto coraggio, perché il nostro presidente è stato un esempio di coerenza e di cautela, perché lui è uno che medita bene le cose che fa, per cui noi niente, oggi tocchiamo un momento magico. Momento magico che veramente ce lo siamo lavorati minuto per minuto, ed io poi sono custode di un segreto particolare, perché quando sono andato in ritiro a trattare gli ingaggi, che faceva parte del budget della società e quindi andavano contenuti in un certo discorso, mi sono sentito poi proporre dai giocatori che loro credevano nello scudetto e volevano un premio scudetto particolare. E io riferì a Ferlaino questa attestazione di fede dei giocatori. Ferlaino accettò subito, hanno vinto e noi siamo felicissimi
di questa loro vittoria, che è la nostra vittoria, certo. Ma loro veramente credevano in quello che facevano. Giuseppe Bruscolotti, 380 presenze in Serie A, tutte nel Napoli, da quindi parte. Finalmente hai vinto lo scudetto. Questa è la gioia più grossa, perché sinceramente alla mia età così non è facile così 35 anni sperare, però dopo gli ultimi anni così si vedeva questa squadra in crescendo, e quindi mi ha dato la possibilità di non mollare, di continuare fino in fondo, e quindi sono arrivato a questo traguardo prestigioso, e allora può dire finalmente che ho avuto la soddisfazione di vincere scudetto dopo 15 anni. Mentre invece Francesco Romano dopo 8 mesi, perché è arrivato al Napoli con la partita a Roma con la Roma, quando vincendo lì il Napoli dal secondo posto si portò primo in classifica per non lasciarlo mai più. Il nostro posto fortuna. Ah, ecco. Sì, è stata veramente così un'esperienza incredibile, perché in questo momento di gioia vorrei appunto ringraziare il presidente della società della Triestina, che mi ha dato l'opportunità di arrivare in una società organizzata, penso in maniera eccezionale, dall'ingegner Fellaino e dal dottor Giannizzo, appunto. Ringraziamenti completi. Chiaramente, sì, e quindi sono arrivato appunto in questa squadra che mi ha accolto così subito. Sì, ma hai dato anche una sferzata, diciamolo pure, o no? No, ho provato solo fortuna. Va bene. E concludiamo con gli ospiti in studio. Non so se l'abbiamo detto, ma qualcuno ci tiene. Siamo dallo studio 1 di Napoli e passiamo la linea, diciamo, per avere un servizio, un'intervista del collega Marcello Lazzarini con Italo Allodi. Italo Allodi è stato intervistato subito con la partita, è uno dei grandi artefici, anche lui, di questo scudetto del Napoli. Vediamo il servizio, vediamo l'intervista. Da pochi minuti il Napoli è campione d'Italia, sentiamo ancora il commento. Ameri con noi Italo Allodi, che avrebbe voluto partecipare a questa grande storica festa. Allodi è qui a Firenze invece. Sto qui curandomi per ritornare così sano come ero qualche mese fa, e per poter ritornare a Napoli a ringraziare di persona tutti i tifosi che mi hanno aiutato moltissimo nella conquista, nel predisporre questa squadra e poi nella strategia di conduzione e a vincere questo campionato. Quindi dobbiamo molto a loro, e penso di andare a Napoli quanto prima per dirglielo di persona. Ecco, anche se qui a Firenze ho trovato, oltre che un grande medico, anche un grande amico nell'istriano dottor Simoni, che oltre è un grande tifoso del Napoli, un grande sportivo, oltre a bravissimo medico. Devo proprio ringraziare Firenze, perché in questo istituto ha veramente degli specialisti, ha dei professionisti eccezionali nel recupero di questa brutta malattia, dei ciclisti di questa brutta malattia, e quindi spero di poter quanto prima ritornare a Napoli e a godermi di persona con gli amici di Napoli questa grande festa. Ecco Allodi, c'è stato un momento in cui hai dubitato del successo del Napoli? No, non ho dubitato mai, sono stato certo della conquista dopo la vittoria con la Juventus, perché anche dopo la sconfitta con l'Inter ero tranquillo, perché la squadra dimostrò, giocando splendidamente, di dare largamente la conquista di questo primo titolo, e credo che questa squadra abbia anche le possibilità, se ben corretta, di poter disputare nel prossimo futuro grandi gare per le competizioni europee. Ecco, qual è il segreto del successo del Napoli, un successo preparato pazientemente? Ma credo veramente alla programmazione e soprattutto la tranquillità, libertà con cui i dirigenti mi hanno lasciato lavorare. Comunque il futuro di Allodi come si tinge? Di azzurro? Di azzurro, io penso che tinga di azzurro, e mi piacerebbe, l'ho detto tante volte, mi piacerebbe tornare a lavorare per la federazione nell'ambito dei settori giovanili.